Il futuro della pastorizia abruzzese al centro di un summit promosso dalla Federazione Regionale della Coldiretti Abruzzo per tracciare le linee guida necessarie per il rilancio di questa attività che anticamente e culturalmente ha contraddistinto questo territorio, ma che da anni e progressivamente si sta impoverendo. Attualmente il Gregge Abruzzo è composto da 220.000 ovini per un totale di meno di 1.000 pastori, in cui sono compresi anche gli allevamenti familiari. Una situazione disastrosa che deve fare i conti con premi comunitari spesso in ritardo, addirittura bloccati, pascoli scippati da grosse imprese del nord. Occorrono regole uniche per tutto il territorio, un sistema di premialità che riconosca l'impegno per l'innovazione e la qualità. Sull'incontro svoltosi a Teramo nel luglio scorso ascoltiamo il direttore generale di Coldiretti Abruzzo, Giulio Federici. Ma senz'altro quella non era un punto della situazione, ma era il punto di partenza. Voglio dire, abbiamo messo insieme una serie di soggetti che si occupano in qualche modo del territorio per poter ragionare su una pastorizia che diventi effettivamente un reddito per questa popolazione e per questo territorio. Lo è sempre stato, però abbiamo anche dovuto riscontrare che negli ultimi 10 anni 4 pecore su 10 sono venute meno, quindi è chiaro che c'è un decremento importante di questi allevamenti e di questi allevatori e senz'altro vanno attenzionati sotto un profilo economico che porti quell'impresa a un riscontro vero e alla possibilità di un ricambio generazionale. Senz'altro gli aiuti comunitari per il mondo del pastore sono indispensabili, senz'altro è un elemento che in qualche modo li trattiene al territorio, ma non dobbiamo trascurare assolutamente quelli che sono gli attori che in qualche modo si interfacciano nella filiera, ivi comprese le ASL, ivi compreso l'Istituto Zooprofilattico, la stessa regione. Perché? Perché possono dare quel valore aggiunto nella tracciabilità, nella riconducibilità dell'alimento, quindi del formaggio, piuttosto che dell'arrosticino vero abruzzese, e dargli quelle caratteristiche indispensabili perché il consumatore possa apprezzare e valorizzare la distintività del territorio abruzzese. È un lavoro complesso, insomma, perché si tratta intanto di rimetterli insieme questi pastori, questi allevatori, e ridare stimolo a un settore che indubbiamente ha conosciuto momenti difficili. Forse con l'arrosticino d'Abruzzo ci potrebbe essere una nuova spinta, o è solo un aspetto così marginale? Guardi, un mio mentore mi spiegò un tempo che parlare con un allevatore è sempre diverso che parlare con un produttore agricolo normale. Colui che è abituato a trattare con gli animali ha un sentimento che senz'altro va al di là di quelli che sono la normale economia. Quindi ritengo che la sfida sia senz'altro ardua, ma possibile.